山自山，水自水，时光轻轻催，花自落，不等不追。心无畏，自有泪，情爱满空杯，天尽头，不醉不归。Allora, quest'anno per il programma Stills of Peace c'è stata scelta la Cina, il programma è Cine China, per parafrasare un famoso film di Marco Bellocchio, La Cina è vicina, anche frase abusata, ma noi la possiamo adottare perché vogliamo fare uno sguardo, dare uno sguardo sul panorama abbastanza composito delle nuove tendenze del cinema cinese. Quindi il cinema cinese è caratterizzato oggi da una tendenza a proiettarsi verso il futuro, però mantenendo ben salda le radici sul proprio passato. Si parte con Jia Zhangke, che è un regista applauditissimo nei festival, di cui vedremo Al di là delle montagne. È un film che riguarda tre blocchi narrativi di diverso stile. E praticamente questi blocchi narrativi che poi riguardano ancora la difficoltà di comunicazione tra le generazioni, ma anche la trasformazione economica di un paese proiettato verso le istanze moderne, però sempre tenendo sempre ben presenti però le proprie radici culturali millenarie. Poi si passa a Zhang Zhiyu, che è il regista cinese più famoso, probabilmente autore di quello Lanterne Rosse, che fu il film famoso, probabilmente almeno in Occidente, più famoso di tutti i tempi. Però noi proponiamo, non uno di meno, che è uno sguardo sulla Cina rurale post-maoista, con protagonista una ragazzina, che praticamente è insegnante di scuola, subentrata all'altro maestro, che si incapolisce di andare a ripescare in città un ragazzino che è scappato. Quindi questa è l'occasione per uno sguardo sulle nuove generazioni cinesi, uno sguardo sulla tenacia della nuova Cina, diciamo così. Poi passiamo alle biciclette di Pechino, titolo anche passato da noi sugli schermi, di Wang Xiaoshuai. Praticamente sarebbe una sorta di versione cinese di Ladri di biciclette, perché a un ragazzino rubano una bicicletta, naturalmente, e questa è l'occasione un po' per uno sguardo su poco ortodosso sulla Pechino odierna, praticamente, dove sono ben visibili i segni dell'occidentalizzazione. Naturalmente il film anche riguarda una Pechino disadorna, anche vista nei suoi lati sordidi, nelle sue ambientazioni sordide, no? Lontane dalle vedute turistiche, dal vedutismo dei documentari. Poi passiamo a un regista forse tra i più interessanti della vecchia guardia cinese, che sarebbe di Taiwan, però opera in Cina. Questa è una composizione Cina-Taiwan, The Assassin. Lui, Wu Xiaoxian si chiama, è un regista che fa, di solito nei suoi film usa un approccio ieratico alla materia, con una cinepresa messa di lato quasi per caso, come a non voler disturbare le vicende familiari che si svolgono, si dipanano nei suoi film. Qui però lui per la prima volta va su Luxia Piani, che è un filone di cappespada orientale, gettano uno sguardo al medioevo cinese, dove c'è questa protagonista che deve un'assassina di primo ordine, abilissima con la spada, che è al servizio di una sua specie di matrona che la adottò, e poi lei però va in crisi perché le danno l'incarico di uccidere il cugino. Naturalmente questo è un film dove più che la trama conta la messa in scena, con colori tra i più notevoli visti al cinema negli ultimi anni, una messa in scena anche qui ieratica, dove quello che succede viene assorbito man mano dal testo filmico, dal profilmico. Quindi è un'occasione per mettere a punto delle immagini incantate.
Infatti vinse a Cannes il premio per la miglior direzione tecnica. Poi vediamo a 17 anni che Zhang Juan, che anche qui è un film molto raro, che riguarda una ragazza che esce di scontato 17 anni in prigione per un omicidio, infatti va a una specie di licenza premio, durante la quale deve andare a Capodanno, va a trovare la famiglia e lì però scopre che ci sono la società è cambiata, lei non si ritrova più nella società odierna, sono passati 17 anni, praticamente è anche un'occasione per vedere, per dare uno sguardo sordido, nudo, crudo, senza veli, sulla realtà asfittica, tant'è vero che il film ha avuto problemi di distribuzione in Cina, mi sembra non sia uscito, comunque ha problemi di... perché ovviamente il governo cinese, arcigno come non permette la visione al mondo di questi film. Però poi all'estero è girato, anche qui da noi è arrivato, è stato doppiato, trasmettiamo una copia doppiata. Quindi, poi l'ultimo film è uno dei più incresciosi, diciamo, della realtà per quanto riguarda la realtà cinese, si svolge nella Mongolia interna, uno sguardo documentario, semidocumentario, e questo il regista fa parte di una nuova genia di registi documentaristi che si sono affermati ultimamente, tra cui anche ricordiamoci il più famoso è Van Bing. Questo Behemoth si concentra sulle miniere di carbone che ci sono in questa zona sperduta della Cina superiore. Praticamente qui questo è una specie di inferno dove i lavoratori vengono colti da delle malattie terribili, poi vanno a morire in gran parte in ospedali, dove ci sono delle scene anche un po' penose perché di gente che muore lì colti da una malattia che si sviluppa tramite questo lavoro. Anche in questo caso il film ha avuto il blocco della censura, perché ovviamente la Cina non permette che, cioè non vorrebbe che che queste cose fossero divulgate, no? Allora praticamente, però noi possiamo vederlo, perché il film è circolato all'estero, e lo possiamo vedere in sottotitoli, che al cinema non arriverà, almeno qui da noi. Quindi uno sguardo terribile su questa realtà del lavoro, di sfruttamento, e dove il governo non proprio, perché praticamente fa poco o nulla. Vi invitiamo caldamente a venire, a vedere questi film che raramente, specie negli ultimi appuntamenti, è difficile vedere in giro, sono anche delle rarità, per cui abbiamo cercato di dare un po' le punte di diamante della produzione cinese, che sicuramente vi affascinerà. Oh,